Buongiorno, ciao a tutti ragazzi. Allora, come prima cosa vorrei partire da qualcosa di extra calcistico, ma questa volta è importante, non le solite cose extra calcio di cui purtroppo abbiamo dovuto parlare in questi giorni. E sto parlando ovviamente dell'attentato di Bruxelles di ieri sera. Il calcio è indirettamente coinvolto perché Belgio-Svezia è stata sospesa. Avrete visto che c'erano i tifosi della Svezia costretti a rimanere all'interno dello stadio. Mi ha riportato un pochino alla mente quando, cos'era nel 2014-15, c'erano stati quegli attentati in Francia a Charlie Hebdo e anche lì durante una partita della nazionale c'era stato quella volontà, quella necessità più che altro di non far uscire i tifosi dagli stadi. Qualcosa di veramente atroce. Io non riesco ancora a spiegarmi come nel 2023 si possa uccidere in nome della religione, però questo è purtroppo qualcosa che accade sempre più spesso, stiamo vedendo anche di recente, proprio nella storia contemporanea. E tutte queste sono cose che studieranno i nostri figli sui libri di scuola. Quindi partiamo da, sì, l'idea della pausa nazionale e ci agganciamo un po' a un discorso importante, secondo me, molto importante. E proprio perché di pausa nazionale si parla, questa sera ci sarà Italia-Inghilterra, una sfida importante, una sfida complicata per forza di cose, una sorta di rivincita di quella che è stata l'ultima finale degli europei, e Italia-Inghilterra si affrontano proprio in qualificazione agli europei. Io più che su questa partita sono interessato al post, perché come dicevamo ieri, ci sarà questa nuova sparata di corona e vedremo quali giocatori, quali dirigenti, allenatori, presidenti verranno coinvolti all'interno di questa discussione che francamente ha stancato, ma per forza di cose è ben lontana dall'essere conclusa. Ci sono delle indagini in corso, con tutto il tempo del mondo, tranquilli, nessuna fretta, anzi, stiamo ad aspettare il martedì sera i nomi di Fabrizio Corona, ma ho già parlato anche di questo. Fagioli verso la squalifica tra gli 8 e i 10 mesi, quindi stagione finita per Nicolò Fagioli, che dovrebbe comunque andare a patteggiare, ha già parlato con il Tribunale dello Sport, si aspetta soltanto l'ufficialità, però in questa stagione la Juventus non avrà più a disposizione Fagioli, aspettiamo anche di sapere anzi di quanto sarà la squalifica di Pogba e come dicevo nell'altro video, centrocampo della Juventus, se già prima era in difficoltà dal punto di vista qualitativo, ora va in difficoltà anche dal punto di vista numerico e di conseguenza qualitativo, perché Fagioli e Pogba erano due dei centrocampisti più dotati tecnicamente della Juventus. E per forza di cose dobbiamo andare a parlare anche della partita che sarà, perché oggi è l'ultima partita della nazionale italiana, quindi poi inizieranno i rientri, si inizierà a parlare effettivamente della Serie A che torna. Diciamo che questa pausa nazionale non ci ha fatto mancare gli argomenti di discussione, purtroppo extracalcistici, e sperando che non vengano fuori nuovi nomi e che non possano essere coinvolti altri giocatori della Juventus, o comunque in generale altri giocatori della Serie A. Perché guardare un prodotto che poi magari viene confezionato e modificato, inquinato da quelle che sono le volontà di alcuni calciatori che non dovrebbero stare nel mondo dello sport, io mi auguro che proprio non venga fuori nessun altro nome o che comunque se dovessero venire fuori dei nomi saranno semplicemente legati a una dipendenza. Già parlare di sperare una roba del genere, però è semplicemente il male minore nei confronti di un campionato che viene davvero compromesso, venduto dai giocatori che giocano all'interno di quel campionato, quindi andando a distruggere tutti i valori dello sport. Però, dato che a breve dovremo ricominciare a parlare di Milan-Juventus e dovremo farlo anche capendo appunto se ci saranno altri giocatori coinvolti, volevo provare a parlarvi delle probabili formazioni di Milan-Juventus, che so che è molto presto, anzi è prestissimo, però ne parlavamo anche l'altro giorno, chiese Vlahovic molto probabilmente non saranno della partita e quindi altre assenze importanti, Fagioli, Pogba, Chiesa, Vlahovic, inizia a essere un problema, iniziano a essere dei giocatori di livello che vengono meno e quindi andare a leggere le probabili formazioni di Milan e Juventus un po' mi fa tristezza perché da una parte mancano Maignan e Leao per squalifica, anche loro hanno dei problemini fisici su tutti, Loftus-Cheek che dovrebbe recuperare, ma poi bisogna vedere se il recupero significa far partire i titolari oppure no. È quella che dovrebbe essere una bellissima partita a San Siro, quindi nella cornice perfetta. Due squadre che si affrontano
Se vince la Juve va meno uno dal Milan, che in questo momento è al primo posto. Se vince il Milan fa il primo allungo, se c'è un pareggio è semplicemente un darsi appuntamento al ritorno in un'altra condizione di classifica, però oggi la sfida tra Milan e Juventus, guardando la classifica di Serie A, è una sfida ad alto livello, ad alta quota, di quelle che magari anche all'estero possono interessare, dato che è argomento di discussione di questi giorni il discorso relativo ai diritti televisivi, queste testate, queste televisioni che in questo momento sembrano lontane da acquisire nuovamente i diritti televisivi, e la volontà magari della Serie A di creare un canale unico nel quale trasmettere le partite nel prossimo triennio. Pensare che dal punto di vista sportivo ci saranno delle defezioni non importanti, importantissime da una parte e dall'altra, un po' mi mette tristezza proprio per quello che dovrebbe essere lo sport, perché leggiamo un attimo la formazione del Milan: dovrebbe giocare Sportiello in porta, Calabria, Ciao, Tomori e Florenzi, quindi adattato uno dei due terzini, probabilmente Florenzi a sinistra nella linea 4, centrocampo a 3 con Musa, Adli e Reinders. Centrocampone anche il Milan, facciamo la sfida di chi ha il centrocampo migliore, e poi davanti invece hanno un grandissimo attacco perché Pulisic, Leao e Giroud vanno a comporre quel trittico di titolari che noi purtroppo non possiamo avere, anche se noi giochiamo a due e non a tre in attacco. Poi vado a leggere quella della Juve: Szczęsny, difesa a tre composta da Gatti, Bremer e Rugani, perché in questo momento è out Danilo, in questo momento è out Alexandro, e c'è addirittura la possibilità che possa essere Huijsen uno dei giocatori a entrare perlomeno nei ballottaggi, perlomeno nei pensieri dell'allenatore. E poi abbiamo Weah sull'esterno di destra, abbiamo Kostic sull'esterno di sinistra, qua si ritorna a dare continuità agli esterni del derby, a centrocampo McKennie, Locatelli e Rabiot, con Miretti in appoggio a Moise Kean. Quindi una formazione molto simile a quella che abbiamo visto nel derby di Torino, dove non c'erano appunto Chiesa e Vlahovic, con Miretti come seconda punta, trequartista, guardate voi come etichettarlo. Moise Kean confermato, Milik ancora una volta in panchina, questa volta in panchina non c'è nemmeno Fagioli, che era stato un po' la discussione, ricorderete, nell'immediato post partita, perché non ha giocato Fagioli, perché non è nemmeno entrato in una situazione così di emergenza. Il perché ci aveva quasi spoilerato Fagioli con quel post su Instagram nelle storie con scritto resilienza, poi è venuto fuori tutto il patatrac. Insomma, le due formazioni che vi ho elencato in questo momento non sono formazioni di livello, sperando che Chiesa e Vlahovic possano recuperare il prima possibile. Anche lì, l'ultima conferenza stampa pre-Torino, Allegri aveva ribadito che gli esami strumentali avevano evidenziato negatività dal punto di vista delle lesioni, confermata poi in Danilo una piccola lesione, secondo me in una decina di giorni solitamente questo tipo di lesioni passa, sperando che possa essere semplicemente curata con il minor tempo possibile, perché poi c'è la possibilità di portarsele avanti, è sempre stato così. Però se né Chiesa né Vlahovic risultavano infortunati dal punto di vista medico, e Allegri era stato, si era arrabbiato, ricorderete, aveva avuto quel battibecco col giornalista che gli diceva: ma quali infortuni muscolari, di cosa stai parlando? Ecco, questo nuovo stop invece di Danilo va a incastrarsi lì, avvenuto con la nazionale, quindi non con la Juventus, però rimane il fatto che Chiesa e Vlahovic, che sono i due giocatori di punta di riferimento dell'attacco della Juventus, nonostante ormai siano fuori da diverse settimane, addirittura Vlahovic va per la terza settimana, e nonostante Chiesa non abbia nulla dal punto di vista medico, e che l'ecografia, le risonanze abbiano evidenziato negatività, si è costretto a saltare il derby, si è costretto a saltare magari il Milan, si è stato costretto a saltare queste due gare della nazionale. Io avevo detto: spero che Chiesa e Vlahovic non vadano in nazionale. Vlahovic non è mai partito, Chiesa è partito per poi tornare indietro perché ancora non è pronto. Non sono buone situazioni, non sono buone sensazioni, soprattutto perché significa che questi calciatori non stanno bene al 100%, e in un momento simile, con una partita così importante, avere Chiesa e Vlahovic sarebbe stato molto, molto, anzi decisamente, sarebbe stato fondamentale, che è diverso. Chi vivrà, vedrà, però sicuramente adesso che iniziamo
a vedere la data molto vicino, quindi quel Milan-Juve di domenica sera, ecco, io me lo immaginavo in un'altra cornice, in un altro contesto, invece sarà un Milan-Juve a risparmio energetico, diciamo così, da una parte e dall'altra, poi loro hanno delle squalifiche e quindi dalla partita dopo avranno a disposizione i calciatori, noi dovremo nuovamente valutare lo stato di salute dei nostri ed è fondamentale averli al 100%.